Nella giornata di venerdì si è verificato un incendio presso gli stabilimenti della ditta Profiglas. L'orario era all'incirca mezzogiorno. Immediatamente l'ufficio ambiente si è recato sul posto per verificare assieme ad ARPAM e ad ASUR lo stato delle cose. Abbiamo visto che la situazione non era grave poiché lo stabilimento aveva subito confinato il luogo in cui si era verificato l'incendio. L'incendio è stato causato dalla combustione del liquido cherosene che viene utilizzato per la lavorazione di laminazione dell'alluminio. È una procedura standard e infatti la ditta è risultata subito ben operativa e strutturata per ovviare al rischio incendio e di questo siamo molto contenti. L'odore acre e il fumo nero riguarda la combustione del cherosene. Superato questo punto di combustione non si aspettano danni ambientali o problematici. Nonostante questo, per maggior sicurezza e professionalità abbiamo adoperato subito i nostri uffici con ARPAM in una procedura ormai ben collaudata per le misurazioni. Abbiamo anzitutto verificato i dati riportati dalla nostra centralina di monitoraggio di Bellocchi. La centralina però si trova sopra vento e quindi i dati sono assolutamente limitati se vogliamo, ma non hanno riportato nessun problema. Nonostante questo abbiamo posizionato radielli e pompe per misurare le varie SOV e PM10 e quant'altro, tutte le polveri sottili, in modo tale da verificare nella tutela della salute dei cittadini che non ci siano problemi di sorta. Nei primi giorni della prossima settimana arriveranno anche questi risultati in modo da poter stare assolutamente certi che non ci siano rischi ambientali.